Zotobo. Guardate là! Cos'è quello? È sempre energia alfa e brilla come faceva il nostro Elestar. La richiesta di soccorso deve essere venuta da lì. Ne sei sicura? Sembra che non ci sia nessuno. Al riparo! Qualcuno sa chi siano quei due tizi super massicci, ultrapotenti ed estremamente agguerriti? Potrebbero essere dei lord. Ma che genere di lord? Guardate! Quello dorato sta proteggendo qualcosa! Non ti consegnerò mai il cuore del titano! Sai che non posso permettere agli Eclipsion di diffondere il caos su Gorm. L'ordine deve essere mantenuto! Sì, certo! A Gorm serve l'ordine dei Sonarch per bilanciare il caos degli Eclipsion. Una volta ero d'accordo anch'io, molto tempo fa. Ma sai che ti dico? Adesso ci ho ripensato. Il caos regnerà! Non è troppo tardi, Eklos. Puoi ancora andartene, prima che i miei guerrieri Solarch ti bandiscano. I tuoi adorati guerrieri non verranno a salvarti questa volta. Me ne sono occupato io. Adesso dammi il cuore! Ehi, tu! Prenditela con qualcuno... che non è della tua taglia! Cosa? Bene, bene, bene. Guarda chi è arrivato. I piccoli guardiani di Gorm. Proprio qui, tra tutti i luoghi possibili. Bene, dove eravamo rimasti? Ah, sì! Stavi insistendo con il tuo patetico tentativo di proteggere il cuore e io ero sul punto di distruggerti per sempre! Impulso del caos! Lampo del sole! Io non ti posso permettere di prendere il cuore del titano! Sì che puoi, e lo farai! Te lo chiedo cortesemente per l'ultima volta. Saresti così gentile da volermi dare il cuore del titano? Per favore. Dovrai prima riuscire a sconfiggermi. Va bene, se questo è quello che vuoi davvero. Ragazzi! Ora ho guadagnato il tempo necessario per attivare il protocollo di dispersione del cuore del titano. Quale protocollo? Non mi avevi mai parlato del protocollo. Dovresti agire secondo le regole. Sono sempre state queste le regole, Lord del Caos. Ma tu non le hai mai volute imparare. No, 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 no. Fai il bravo piccolo cuore e resta dove sei. Ma che cosa succede? Tutti al riparo! No! Adoro i fuochi d'artificio! Vi ringrazio. Sapevo che i guardiani di Gorm non avrebbero fallito. Siete solo un po' più giovani di quanto credessi. E anche più belli, vero? Allora, cos'è questa storia del cuore? Non è mica un cuore vero, giusto? E perché quel cattivone lo voleva così tanto? Il cuore del titano è una pietra di un altro mondo, con poteri che superano la vostra immaginazione. Ma io non ne so nulla, e invece... dovrei conoscere ogni cosa. È arrivato su Gorm tanti secoli fa.
In un tempo antecedente all'era dei primi Gormiti, il mio popolo, i Solark, i guerrieri dell'ordine, combatterono contro gli Eclipsion, i guerrieri del caos, per il controllo del cuore. Dopo secoli di guerra, dichiarammo una tregua. Il cuore del titano sarebbe rimasto in questo arcipelago, nascosto al resto dei Gorm, fino alla fine dei tempi. Un lord dell'ordine e un lord del caos sorvegliano il cuore del titano sin da quei tempi oscuri. Ma ora sembra che gli Eclipsion abbiano cambiato idea. Intendono usare il potere del cuore per diffondere il caos. Un modo c'è. Il cuore del titano è composto dai quattro elementi dell'energia alfa: magma, oceano, cosmo e cristallo. Il protocollo di dispersione ha ridotto il cuore del titano in frammenti, disperdendoli sulle quattro isole protette dai miei guerrieri Solark. Trovate quei frammenti. Riportateli ai guerrieri Solark. Loro potranno ricomporre il cuore e ripristinare l'equilibrio. Gormiti!